stai male, mamma mia. Migliaia di persone hanno affollato sabato notte la zona collinare di Napoli per la notte bianca della legalità, con negozi aperti, concerti e tante attività nelle piazze per le strade del Vomero, dell'Arenella e del Rione Alto. Un messaggio per la legalità, basta all'illegalità diffusa, hanno gridato in tanti. Ci sono stati eventi nelle librerie, come la presentazione del libro sulla storia di Annalisa Durante, che è stato presentato con il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Un messaggio, quello della legalità, che è stato sottolineato anche dal palco dalla presidente della quinta municipalità Mario Cuppetto, insieme all'assessore alla cultura del comune di Napoli Nino Daniele e da Tano Grasso, da sempre impegnato nell'antiracket. Una festa con concerti, musica, flash mob, dibattiti, incontri letterari, ma anche l'occasione per dire basta all'illegalità diffusa. Oltre 250 uomini di carabinieri, agenti di polizia municipale, militari delle Fiamme Gialle e poliziotti a protezione della sicurezza dell'esercito di manifestanti, insieme con un altro centinaio di volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, non sono però bastati per evitare che due giovani, 17 e 15 anni, rimanessero feriti per aver ceduto alle provocazioni di giovani balordi in cerca di guai. Ma ritorniamo alla festa della legalità nel quartiere Vomero, quarta edizione. Sindaco, si ripete l'appuntamento notturno qui al Vomero, divertimento e legalità sono le parole cruciali. Sì, intrattenimento, cultura, festa, però anche impegno civile, legalità, una città che si è schierata contro la camorra, però che vuole anche vivere la sicurezza come partecipazione del riempimento delle strade con il popolo della nostra città e con i tantissimi turisti che attraversano le strade di Napoli. Thank you.
Presidente, alla luce della notte la gente affolla le strade del Vomero nel segno della legalità. Una notte all'insegna della musica, dell'arte e del divertimento, e lo facciamo attraverso i segnali positivi. Grazie anche all'Accademia delle Belle Arti, grazie anche ai ragazzi del Conservatorio, la rete dell'associazionismo. Vogliamo dal Vomero e dall'Arenella lanciare un nuovo segnale per dire no alla camorra e no alla criminalità. Lo facciamo ballando, lo facciamo suonando, dicendo che divertirsi nel nome della legalità può scatenare le coscienze. Chiediamo appunto che l'intera città di Napoli faccia riflessione sul monito che parte dal Vomero all'Arenella. Sembra banale, ma è utile dirlo, che legalità è meglio dell'illegalità, e lo vogliamo fare attraverso i gesti quotidiani, attraverso appunto i segnali positivi. Io mi ricordo da tuo pediatra era complice dei tuoi genitori, tuo pediatra non poteva ammazzare una ricetta, in caso negativo ogni giorno ammazzava, ma era una terapia. Qui i miei figli si battevano tutti i momenti, perché diceva padre, ma te non c'è un bagaglio di educazione, io batto i figli miei per legittima difesa. L'epoca dei bamboccioni, e fin c'è stata l'epoca dei bamboccioni, c'è a 40 anni sotto a mamma e mio padre, sono anni di pensione, fino a 15 anni ci facciano a causa nulla in famiglia. Qua fatica, busto la pagnotta, il bamboccione, c'era qua, stai dove la zia, siamo Gaetano, 45 anni, nella mansione della mamma e tuo padre. Là ci sono mandati in tasca, solo c'è la cinta, c'è giusto, poi dice, non so fare due, ma io te la c'è, dice, metti di scuola, ma che stai da? Stai ora a casa di mamma e del padre, perché non sono con lui. Ma questo risposta era. Assessore, qui alla luce della notte si ribadisce l'importanza dell'illegalità e si dice no all'usura. Sì, racket, l'usura, alle mafie e alle loro attività in generale, alla droga, al commercio delle droghe, ma anche al commercio in particolare in questo periodo, vale la pena sottolinearlo, alla tratta degli esseri umani, che tanti lutti e tante tragedie ha determinato nel mare qui davanti a noi, nel mare Mediterraneo. Quindi la luce della notte è esattamente questa, sono luci di legalità che ogni cittadino può accendere con i propri comportamenti e con le proprie scelte, e farlo qui al Vomero, come ho avuto modo di dire, un quartiere che si vede da tutta Napoli, vuol dire dare segnali positivi a tutta quanta la città della direzione nella quale bisogna andare. Quindi cultura e legalità sono in fondo la stessa cosa e sono ciò che dobbiamo avere nella nostra mente, nel nostro cuore, per perseguire una via di riscatto di Napoli. Salutare chissà, perché su suona quanta stella.
senza nessuno che stasera a morire senza un Dio che mi va bene cercare o coraggio non ti pensa Presidente, qui al Vomero per gridare no al racket e a ogni forma di illegalità. Sì, per dire soprattutto che Napoli è la città che conosce la camorra, ma è anche la città che sa esprimere una forte, fiera, intelligente reazione alla camorra. E questa notte bianca è bella perché mette insieme il tema della legalità, il tema del divertimento al tema dello sviluppo economico di questa zona. La camorra è nemica di ogni forma di ricchezza, di ogni forma di sviluppo, di ogni forma di lavoro. Per questo la notte bianca è la migliore risposta che si possa dare su questo terreno. Comandante, alla luce della notte si parla anche di legalità, un importante ruolo lo svolgono anche le forze dell'ordine. Ah, certamente, il tema di questa serata è un tema molto caro a noi, perché la legalità significa rispetto delle regole e con il rispetto delle regole si misura anche la civiltà di un popolo, per cui automaticamente puntiamo ad elevare sempre di più il rispetto delle regole per fare in modo che eleviamo anche il grado di civiltà di questo nostro territorio. Come on, baby.
fare.